Nel primo turno dei play-off del torneo di promozione, il Pro Favara batte con un secco 5-1 lo Strasatti. La maggiore prestanza dei padroni di casa si manifesta fin dai primi minuti e già al decimo Cordaro realizza la prima rete. Ed è grande entusiasmo fra i compagni e i tifosi. Non bisognerà attendere molto per continuare ad esultare. Dopo tre minuti dal primo gol ci pensa Celani, sfruttando un passaggio di Cordaro in sacca a pochi metri dalla rete. Nei primi 20 minuti di gioco la squadra ospite è costretta a subire. Al 21esimo effettua il primo tiro in porta che non impensierisce il portiere Schembri. Al 23esimo Zambito, ben servito da Cordaro, beffa il portiere ospite con un tiro raso terra. Dopo la mezz'ora i locali cominciano a rilassarsi rallentando il ritmo del gioco. Al 40esimo l'arbitro assegna un rigore piuttosto dubbio allo Strasatti. Barraco lo realizza e porta il risultato sul 3-1. Nella ripresa lo Strasatti si dimostra più reattivo, intravedendo la possibilità del pareggio. Una speranza che crolla al 55esimo, quando il nuovo entrato Valenti realizza la quarta rete, sempre su passaggio di Cordaro. Da questo momento la partita non riserva particolari emozioni fino al 77esimo, quando viene concesso un rigore ai padroni di casa, che Fanara si incarica di realizzare fissando il risultato finale sul 5-1. Dopo questa splendida vittoria, quali sono gli obiettivi del Pro Favara? L'obiettivo è quello di andare in eccellenza. Abbiamo due obiettivi, cioè i playoff e la finale di Coppa. Speriamo di centrarne almeno uno. Questo 5-1 conferma lo splendido stato di salute della formazione. Sicuramente, questo dà morale, dà concentrazione. Adesso affrontiamo la vincente tra Aragona e Arenella. Sarà una partita molto difficile, giochiamo di nuovo in casa. Saremo sicuramente avvantaggiati anche dal pubblico, dal fattore campo, ma anche dobbiamo giocare contro il caldo, quindi questo fa morale il 5-1 di oggi. Aspettative per il prossimo turno? Non lo so, perché mi dicono che stavano pareggiando 2-2, quindi non lo so. Adesso vediamo chi esce fuori da questa partita.